Bentrovati da Gerardo Paterna per questo nuovo video realizzato per il blog gerardopaterna.com. Siamo ancora su questa bellissima terrazza a pochi metri dal Flettarium Building con Luca Burato, partner di Vivaldi Real Estate. Ciao Luca, ciao, grazie per il tuo tempo. Grazie a te. Allora, stiamo parlando di investimenti immobiliari a New York. E quindi l'investitore italiano che dovesse mai affacciarsi al mercato immobiliare americano e quindi di questa bella città, cosa deve aspettarsi? Qual è il flusso, ecco, delle attività da quando c'è una manifestazione di primo interesse? Dunque, diciamo che inizialmente cominciamo una conversazione online con il cliente, di solito partiamo da una telefonata su Skype o su Zoom, insomma usiamo dei sistemi di videoconferenza per capire un po' quello che il cliente vuole, il tipo di investimento che sta cercando. Ognuno ha delle esigenze diverse e ha degli obiettivi diversi, quindi è molto importante questo primo aspetto dell'investimento a New York. Successivamente, nell'arco di una settimana, riusciamo a mettere insieme una serie di offerte e diciamo anche mettere insieme il team che poi andrà ad assistere il cliente nel completare questo investimento. Quindi parliamo dell'avvocato, del commercialista, tutte queste figure che ruotano intorno all'investimento a New York. Molti dei nostri professionisti sono di lingua italiana, ma collaboriamo anche con americani, quindi diciamo possiamo assistiamo bene gli italiani, ma assistiamo bene anche tutti gli stranieri. Ok, ecco, al di là delle informazioni commerciali, quindi vedo il prodotto, ottengo le informazioni di base, mi piace, abbiamo delle complessità magari fiscali, quindi trattamento fiscale, quanto pagherò di tasse, come trasferisco i soldi, compro come persona fisica o costituisco una società, per esempio. Come vengono affrontati questi aspetti? Esattamente, allora, dunque, per tutti questi aspetti, come dicevo, abbiamo appunto questi professionisti di lingua italiana, per i nostri clienti italiani ovviamente, che possono dare tutte le informazioni necessarie sotto anche il nostro, diciamo, la nostra supervisione, certo, il nostro consiglio, e aiutano il nostro cliente a costruire la struttura che gli permetta di raggiungere il miglior risultato una volta che investono a New York. Quindi decisioni importanti come comprare tramite una LLC piuttosto che una corporation, certo, oppure sono rilevanti questi, sì, sì, esattamente, aspetti che hanno a che fare con il passaggio di proprietà, tutti questi elementi che vanno a incidere nel rendimento finale. Ok, quanto dura in media un, diciamo così, un percorso, una visita a New York? 5 giorni, 7 giorni, 4 giorni? Come organizzate di solito questo percorso? Diciamo che con i mezzi, anche con l'aiuto dei mezzi della Compass, che ci aiutano a condividere molte informazioni e molti listing, molti prodotti che sono sul mercato in maniera molto più semplice, realisticamente in una settimana, dedicando 2 o 3 giorni alle visite, un altro paio di giorni per parlare con gli avvocati, i commercialisti, e una giornata per, diciamo, sedersi con noi e decidere su quali proprietà fare la prima mossa. Quindi realisticamente, mettendo 2 giorni di pausa per lo shopping e le visite ai musei, questa è la cosa più interessante, le cose più importanti, diventa un lavoro poi, esattamente, diciamo, sì, una settimana, 7 giorni sono più che sufficienti per arrivare poi, sì, a ok, e perfetto. Possono essere 7 giorni intensi o 7 giorni più rilassati, sì, a seconda di quanto è ampio il raggio di azione del cliente. Immagino. Come fa l'investitore a entrare in contatto con Vivaldi Real Estate? Allora, dunque, Google Vivaldi Real Estate è il primo step, vivaldirealestate.com il nostro sito, che tra l'altro stiamo aggiornando in questi giorni, quindi ci saranno delle funzionalità un po' più interessanti per anche mettersi in contatto con noi, e la nostra email, le nostre email sono sul sito, quindi potete vederle direttamente lì, e questi sono i modi più semplici per entrare in contatto con noi. Benissimo. Grazie mille Luca. Grazie Gerardo. Quindi da New York un saluto da Gerardo e Luca, ci vediamo in occasione del prossimo video. A presto.